Ciao ragazzi e ragazze, come avete visto dal video, diciamo che ultimamente stavo mangiando sempre questi biscotti dell'MD, che cioè, in poche parole sono messa un poco sul computer e sono andata un po' in cerca di prodotti senza olio di palma, soprattutto almeno per la colazione. Allora, quindi ho preso delle cose, però ce ne saranno pure altre che devo sperimentare e devo trovare. Allora, la prima cosa, io prima me la prendo. La usavo, mi mangiavo questa marmellata, soprattutto il mirtillo, perché io adoro il mirtillo. È questa qua della Rigoni di Asiago. Allora, io usavo pure pure la Nutella. Infatti, mi sembra che se non mi sbaglio l'hanno fatta pure senza. Mi sembra fondente, o non lo so, però siccome io ho un dente, che, cioè il fatto dello zucchero che mi fa male, a volte mi viene il mal di mola, quindi è meglio, stavo un poco, mangiavo sempre sui biscotti. E quindi ho detto no, ora me la devo ricomprare, che tanto comunque, perché comunque, no, avevo sentito la porta e ho detto, oddio, sta venendo Davide. Quindi ho detto no, ora me la compro, perché tanto comunque questa solo a me, perché poi a Davide non piace la marmellata, questa qua lui non la colazione è come se non la facesse nemmeno, quindi mi durerà parecchio, mi dura un sacco di tempo. Infatti questa l'ho trovata senza offerta, ma me la sono presa lo stesso. Di solito l'offerta il Crai ce l'ha a 2,25. Daniela pure mette questi tipi di offerte qui, su queste marmellate qua, pure sulla cioccolata, perché c'è pure la nocciolata. E niente, e quindi l'ho presa senza offerta al CRAI, 2,70, una cosa del genere. Ora non mi ricordo quando l'ho pagata, tanto comunque mi dura, però almeno alterno con i biscotti. A parte che non comprerò più questi biscotti, almeno senza olio di palma, perché comunque, siccome mangio parecchi biscotti, almeno mangio biscotti o fette biscottate che sono comunque senza questo olio di questo. Poco più sane, non potendo comprare tutti i prodotti biologici che comunque costano di più. E quindi, poi, vicino infatti alla marmellata, è uscita la Colussi. Infatti, la Colussi ha messo qui i biscotti. Infatti, dovrò prendere dei biscotti con la cioccolata fondente, che poi vi farò vedere. E quindi, nel frattempo, ho preso queste fette biscottate, sempre senza olio di palma. Sono 80 fette biscottate, mi dureranno. Ho pagato 1,80 euro, mi durano solo io. Avete voglia quando mi durano? E quindi la Colussi sta mettendo quasi tutti i prodotti senza questo olio di palma dentro. Almeno non sono biologiche, però comunque almeno c'è qualcosa, diciamo, di più sano. E poi l'avevo vista da questa ragazza, aveva preso pure i biscotti, i re di cuori, e ce l'ha pure Daniela, infatti, questi biscotti qua. Invece, per esempio, il Crai non li ho trovati al Crai. E quindi ho preso queste. Quindi, diciamo, meno male, così comincio a fare un po' di colazione con la marmellata, che io prima mangiavo un sacco di. Comunque mangiavo la marmellata. Sto facendo troppo con questi biscotti che comunque sono poco sani. Poi un'altra cosa che ho scoperto sono queste, è questa marca, la Mr. Day. Allora, hanno fatto, io li avevo già provati questi plum cake, mamma mia come sono buoni. Allora, abbiamo detto, questo è 2,75 senza l'offerta, questo è 1,80 euro, però sono 80 fette biscottate, mi dureranno chissà quanto tempo. E poi questi qui io li avevo provati, ma vi dico, buonissimi sono questi plum cake. Sono andata a vedere nuova ricetta senza olio di palma e li ho pagati in offerta a 1 euro. Quindi, secondo me, senza l'offerta saranno 1,40 euro, 1 euro e qualcosa. E mi ricordo che prima, quando non c'era l'olio di palma, comunque costavano 1 euro. Ora non lo so se stavano. Vi dico la verità, non lo so se stavano in offerta. So che li ho pagati 1 euro comunque. E quindi sempre al CRAI e li ho presi. Io ho preso tutto al CRAI questa roba qua. Poi questa ragazza, sempre per quanto riguarda biscotti, ho visto della Divella, cioè sono tutte delle novità che stanno uscendo ora, novità Divella, e si chiamano Ottimini. Ci sono gli Ottimini, ma questi qua sono con l'olio di girasole. E quindi sono fatti senza pure questi, senza olio di palma, con l'olio di girasole. C'è la farina, grano tenero di tipo 1. Ci sono, so che ci sono pure.
Questi qui sono usciti, ragazza, se non mi sbaglio, stanno pure con con sei cereali, però a me non mi piace con tutti questi cereali dentro, a me deve essere integrale il biscotto, mi piace il biscotto pure integrale. Infatti questa ragazza ha fatto vedere uno del Lamolino Bianco, però qua, non mi ricordo la ragazza come si chiama, fa vedere proprio che fa gli assaggi delle colazioni. Infatti purtroppo ha fatto di una fame. E infatti lei ha detto che questa marca, la Mr. Day, ci sono pure i muffin al mirtillo. Mamma mia, io li devo trovare. Infatti ragazzi, chissà che questa, ditemi nel supermercato che c'ha questa marca qua, i muffin al mirtillo. Perché il Crai non ce l'ha. Ora devo vedere chi li tiene questi qua al mirtillo. E poi quindi lei mi aveva detto di un biscotto della Divella, no, un biscotto della Mulino Bianco fatto integrale, perché a me mi piacciono, ma devono essere solo integrali, cioè non devono avere tutti questi cereali dentro, se no non mi piacciono. Però quando lei ha fatto vedere l'assaggio del biscotto, cioè aveva tutto questo zucchero di canna sopra, io ho sempre paura del dente, quindi perciò io poi stavo mangiando sempre gli stessi biscotti, e quindi perché io chissà come mi sono curata il dente, ho paura che poi va il dolce sopra, tengo la fissazione di questo molare ora. E quindi niente, per il momento sono troppo felice perché guardate che bello, quanta colazione buona! Almeno non sono proprio, non sono biologici, però almeno è più. Io stavo usando i biscotti dell'MD, ma cioè non era una colazione sana che stavo facendo, almeno ora è un poco più sano. Quello che, cioè, diciamo che è un poco migliore già con la marmellata questa qui e le fette biscottate, già vado un poco meglio. Poi alterno con i biscottini perché poi mi stavo stancando sempre biscotti, biscotti, biscotti. E quindi almeno alterno un po' con la colazione. E niente, ragazzi, vi mando un bacio, al prossimo video.